Salve a tutti voi, in questa puntata parliamo del rischio chimico e del rischio amianto, ma prima di partire dobbiamo segnalare che c'è stata una sentenza del processo d'appello per l'incidente mortale a Torino nella fonderia Thyssen. C'è stato molto risalto sui media, sulle proteste che ci sono state da parte dei familiari per questa sentenza. Vi proponiamo un breve passaggio del magistrato che ha condotto il processo. Non è stato riconosciuto il dolo eventuale, beh certo, però è stata applicata una sanzione di 10 anni di reclusione. Caspita, non era mai successo in Italia e nel mondo, quindi è un grande passo avanti verso il riconoscimento dell'importanza dell'intervento giudiziario a tutela della sicurezza sul lavoro. Ed è un messaggio che viene lancato a varie persone, a vari soggetti, che viene lanciato alla giustizia, ai magistrati, viene lanciato anche alle imprese, che devono capire che fare sicurezza sul lavoro è di fondamentale importanza. Non farlo può portare a un riconoscimento di responsabilità che non è come era sempre avvenuto in passato, uno o due anni di reclusione. Qui gli anni di reclusione sono quelli che si scontano poi effettivamente. E adesso veniamo ai contenuti della puntata, cioè i prodotti chimici e l'amianto. Qui accanto a me vedete un sacco di cemento che viene usato nei cantieri. In tutti la calce e i cementi che vengono usati ci sono dei prodotti chimici che possono essere nocivi per le mani dei lavoratori che non si proteggono. E su questo ascoltiamo un esperto. Entro il 2015 entreranno in vigore le novità sul rischio chimico, le nuove schede di sicurezza, la nuova etichettatura, quindi dovremo imparare a leggere i nuovi disegni che riconoscono la simbologia di pericolo. Sono cambiati, è cambiato il colore, la forma è il quadrato girato a rombo, le colorazioni sono simboli diversi, però il passaggio non è subito semplice ma è gestibile. E la cosa più importante rimane sempre la scheda di sicurezza, perché è utilissima per la gestione dei DP, per riconoscere i dispositivi di protezione individuale da indossare, per riconoscere la pericolosità e il numero CAS, che è fondamentale nel gestire le emergenze. La scheda di sicurezza è come il passaporto rispetto a una persona, come il curriculum rispetto alla mia formazione. È un documento formato in 16 punti dove io trovo tutta la storia della mia sostanza chimica. Non tutti i punti servono all'operatore vero e proprio che va a verniciare e va a usare il cemento. Alcuni sono fondamentali, tra cui il famoso numero CAS, è un codice che a livello internazionale identifica questa sostanza. Perché a volte il nome commerciale, nella gestione, quando gestisco un'emergenza, non è comprensibile, perché un nome commerciale può essere una sigla, un nome che ricorda una casa produttrice ma non identifica il prodotto vero e proprio. Il numero CAS identifica il prodotto e quindi nell'emergenza ho un 118, un 100 antiveleni, può riconoscere subito la sostanza e darmi indicazioni sulla gestione del primo soccorso o del salvataggio. La scheda di sicurezza io devo richiederla eventualmente se mi viene fornita o tramite il produttore, a volte sono riparate sui siti internet, oppure esiste dal Ministero della Salute e dell'Ambiente un sito dove posso fare ricerche attraverso il numero CAS o attraverso altre informazioni per sapere la storia del prodotto e come gestire l'emergenza, l'antincendio, perché anche in questa scheda stessa mi dicono quale tipo di estinguente usare, se estintore a polvere, se l'acqua, se estintore CO2. Per quanto riguarda le possibili diverse lesioni o ferite alle mani, dopo aver cercato naturalmente di evitare di toccare direttamente le sostanze aggressive o gli oggetti pericolosi, devi utilizzare i guanti protettivi in cuoio. I guanti in cuoio sono efficaci in quasi tutte le lavorazioni in cui ci sia il rischio di offesa per le mani e vanno utilizzati ogni volta che manipoliamo oggetti con spigoli vivi, escluso naturalmente il caso in cui sussiste il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine. Esistono altri guanti protettivi per casi o lavorazioni specifiche. Per le lavorazioni di saldatura, il guanto di cuoio deve proteggere anche parte del braccio, oltre a essere integrato da grembiali, ghette e visiere. Il guanto imbottito sulla palma della mano va usato per lavorazioni con martelli pneumatici, per assorbire e attenuare le vibrazioni. Per lavorazioni in presenza di acqua o con sostanze che possono causare reazioni allergiche alla pelle, come il cemento, si devono usare guanti in gomma o lattice.
Esistono poi altri guanti a protezione da elettricità o calore o aggressioni chimiche e a protezioni multiple, come quelli utilizzati dai vigili del fuoco. Ah, una boccata d'aria. Sai come sono fatti i polmoni con cui respiriamo? Sono come due grosse spugne, capaci di assorbire alcuni litri di acqua, contenuta in un sacco chiamato pleura. Lì dentro ogni 4-5 secondi avviene qualcosa di miracoloso. L'aria che respiriamo va a occupare tutto lo spazio vuoto a disposizione e consegna l'ossigeno al sangue raccogliendo contemporaneamente gli scarti, i rifiuti della precedente respirazione per portarli fuori dal corpo. Questa semplice operazione avviene mediamente 20 volte al minuto, 1200 volte all'ora. Molte fibre naturali o artificiali, fibre di vetro o polvere di legno, sono state sospettate di causare tumori a carico dei polmoni o delle prime vie respiratorie, narici, gola. Ma sicuramente una è accertata come causa di tumore, l'amianto o asbesto. L'amianto è un materiale naturale composto da fibre molto piccole e leggere, simili a piccolissime schegge di legno. E perciò capaci di volare e soggette a essere inalate insieme all'aria. Le fibre di amianto si introducono nei polmoni e lì possono rimanere innocue anche per 30 o 35 anni prima di scatenare la degenerazione delle cellule tumorali. L'amianto in Italia ha fatto molti morti e ha creato molti problemi. Bisogna avere molta attenzione al fatto che la crisi non faccia allentare l'attenzione su questo tema. Noi non possiamo permetterci di avere delle bombe di fibre d'amianto in giro, non governate, non controllate. Una cosa molto importante, infine, è quella dei lavoratori addetti, in particolar modo alle ditte specializzate nella squibentazione, nella dismissione dei siti che sono inquinati dall'amianto. Non bisogna prendere sotto gamba nulla. A cominciare dalla formazione. La formazione è una cosa seria, le procedure di protezione individuale quando si lavora non sono un aspetto decorativo, non è che si porta la tuta bianca per ragioni estetiche, c'è un problema di grande attenzione, di grande precisione in tutte le procedure per evitare di inalare fibre di amianto, per evitare di portarsi a casa indumenti contaminati dalle fibre, per non contaminare le persone che vivono con noi. In secondo luogo, molti ragazzi che lavorano in queste aziende sono ragazzi extracomunitari. C'è un problema di grande attenzione anche in termini linguistici, di spiegare molto bene, questo è un compito delle imprese, di spiegare molto bene quali sono i rischi. Abbiamo brevettato nell'ambito delle ricerche condotte all'Università di Bologna col Dipartimento di Chimica un metodo per distruggere le onduline di Eternit con siero di latte. Siero di latte esausto, quindi anche questo è un rifiuto che può essere utilizzato per togliere via il cemento, trasformare il cemento delle onduline di Eternit, liberare le fibre di amianto, le quali a loro volta con altro siero di latte in un processo idrotermale, quindi sempre sotto acqua, mai emesse nell'aria, vengono distrutte totalmente. Non solo questo, ma noi possiamo produrre metalli, estrarre i metalli presenti nell'amianto, possiamo ottenere della idropittura dei materiali utili per l'edilizia.